Nuova season, escono di nuovi contenuti, in più questa appunto è una patch, la 2 e la 2.6, con dei nuovi contenuti. Ve l'avevo detto che c'era qualcosina di nuovo all'orizzonte per quanto riguarda Diablo. Giocare col pad invece che col mouse, all'inizio ho fatto un pochino fatica ad abituarmi, adesso mi sto trovando bene. E poi tra l'altro c'è il roll sulla versione PlayStation, che ti rende il fatto di non avere magari la velocità del mouse, non te lo rende comunque un problema, perché appunto hai il roll. Quindi riesci comunque ad evitare, ad evadere tante skill. Mi trovo meglio su PC a livello di meccaniche, Suso, ma perché io, lo sapete raga, sono una videogiocatrice PC. Quindi io mi trovo a giocare quasi tutto meglio su PC. La versione console mi piace per il roll, perché c'è quel roll, c'è quell'evade. Allora, funzioni della patch, vediamo un po' che cosa è uscito. Novità della patch 2.6.0. Introduzione nuovi mostri. Nuove creature sono emerse dagli angoli più remoti di Sanctuarium, diverse da qualsiasi cosa abbiate mai affrontato. Dovrete provare che il vostro valore non ha rivali. Non c'è problema. Poi abbiamo una nuova modalità, i varchi di sfida. Una nuova modalità di gioco disponibile. Correte contro il tempo in un varco... Hanno messo i varchi maggiori sulla play? Seriously? Correte contro il tempo in un varco maggiore fisso con un personaggio predeterminato. Se battete il tempo originale vi attendono ricompense e un posto in classifica. Chi sarà il migliore combattente? Sì! Madonna ragazzi, questa era una delle cose che mi bruciava di più, il fatto che su PC ci fossero i varchi maggiori e non su PlayStation. Basta, sono felice, posso morire felice. Esplora nuove ambientazioni. Pericoli e misteri vi attendono nella brughiera fosca, nel tempio dei primogeniti e nei regni del fato, nel paradiso celeste. Quali nuovi eventi e incarichi affronterete per primi? Ok, quindi anche mappe nuove. Vabbè ragazzi, sono felice. Sono felice, cosa vi devo dire? Funzioni della stagione, invece andiamo a vedere questa nuova season che è appena iniziata. Raggiunge il livello 70 per le trasmogrificazioni. Io adesso devo finire al volissimo la campagna. Gli eroi. Senti, ma l'eroe dove l'hai messo, picciotto? L'eroe con due R, l'eroe. Gli eroi stagionali partono da zero e possono competere solo con altri eroi stagionali. Vabbè, questo classico. Domina classifiche e conquiste. L'armatura classica. Vabbè, quella è l'armatura del Demon Hunter, quella classica, cornice di tratto, vestito, va bene. Ok, andiamo avanti con la signorina Kevra, che è un eroe. No, quello secondo me non ha senso neanche aspettarlo. Ecco! Oh, l'ho detto, leggendario, raga! Vai! Luskang. Vabbè. Non è niente di che, pensavo, beh, meglio Luskang che altro, perché almeno Luskang mi fa fare i danni. Però non ha delle passive che dici, no, dovevo dropparlo dopo. Ah, il Butcher. Vai. Tiello lì, tank, tiello lì. Aia, boia. No, no, no. Serio. Devo sbrigarmi. Oh! L'odio non basta. Boia, non lo vedo. Adoro il Butcher. È sempre stato uno dei miei preferiti, il Butcher. Proprio a livello di meccanica è divertente. Adesso che c'è anche il piccolo evade, viene anche meglio. Mi ha preso. Dai, che è quasi morto. Ho bisogno di più odio per farlo. Che è quasi morto.
diventata più forte. Oh, leggendario! Buono! Vai, identifica. Buonissimo, cavolo! Del 17, cuore di ferro. Le salitori in mischia a distanza subiscono 5 danni, vabbè. Non ha passive, ma chi se ne frega, mi dà 95, cioè di armatura. OP. Erano soltanto storie. Mio zio vedeva ciò che voleva vedere. Deckard ha sacrificato molto per proteggere questo mondo, ma la sua opera non è ancora finita. Che cosa ne sai tu del sacrificio? Sire! L'antica legge del paradiso celeste ci vieta severamente di interferire col mondo dei mortali. Ma tu hai agito con tale impudenza! La mia sola colpa, Imperius, è portare giustizia. Quanto è bello! Tu ti nascondi vilmente dietro al tuo trono! Silenzio! Ora risponderai delle tue trasgressioni! Non puoi giudicarmi! Sono io la giustizia! Il nostro fine è ben più alto! Proteggere gli innocenti! Ma se le nostre preziose leggi obbligano tutti noi all'inazione, non intendo più essere vostro fratello! Tu hai scelto di essere uno di noi. Sacrilegio! L'angelo caduto. Madonna, mi vengono i brividi. Ho i brividi. Sceglie di diventare umano e di andare sulla terra. Così caddi. Volontariamente. Perché l'umanità è l'unica speranza per questo mondo. Rip Deckard. Non ho mai creduto a tutte le tue storie. L'opera che non hai mai finito. La concluderò io, zio. Prenderò il tuo posto. Madonna, che bello. Che poi la storia di Diablo è veramente tragica. È stra-tragica. Ora che Tristram è salva, mi dirigo verso Caldeum, la grande città dell'est. È caduta sotto uno degli ultimi signori dell'inferno, Belial. E io ho intenzione di liberarla. Andiamo a liberare Caldeum da Belial. Ha!